Ciao ragazzi, ben trovati e benvenuti in questo nuovo episodio di WarioWare Get It Together. La scorsa volta abbiamo fatto un bel po' di livelli, abbiamo completato ovviamente questa mappa e siamo arrivati in quest'altra dove abbiamo anche finito il livello di Jimmy T, quindi oggi Orbulon, Ashley e anche gli altri personaggi che ci si pareranno lungo il cammino. Intendo finire questa mappa e magari iniziare anche l'altra. Cominciamo con Orbulon. Ashley, dato che mi piace più di Orbulon, la lascio come dessert. Senza essere troppo ambigui, perché non si sa mai. Meglio specificare. Ogni modo siamo su Orbulon, giochi di cultura. Ah, cos'è stato quel rumore? Andiamo a vedere, questi zombettano sempre. Che fifa! Beh, essendo ragazzine dell'asilo. Cosa stai combinando? Oh, colpa mia. Sì, in effetti. Orbulon, un alieno che aspira a conquistare la Terra. Aspira, capito? Perché lui attira a sé le cose come un aspirapolvere. Ah, vive qui da tanto e conosce bene la nostra cultura. Ah, per questo giochi di cultura. Certo. Attrae ciò che si trova sotto di lui con il suo raggio. Sì, lui l'abbiamo usato anche nella demo, è abbastanza facile comunque. Ah, ma non mi fa proprio sconfiggerli tutti se non... Se non così... Ehi, wow, quanto forte quell'aspiratore. Il mio raggio traente. Non funziona con questi cosi. Ascoltami, questa roba non sparirà se non mettiamo fuori gioco quei bug cattivoni. Ma i bug devi aspirare, infatti. Capisco, allora il presente Orbulon si sbarazzerà di questi bug con stile. Yes, allora scegliamo Mike, che è divertentissimo da usare. Jimmy un po' di meno. Katteana, non troppo. 9 volte, mi dispiace, ma non ti userò mai più. Dribble, Spitz e Wario, che okay, Wario è sempre quello tutto tondo, perfetto da usare. Orbulon, sì, è facile da usare, ma potrebbe essere fastidioso in alcuni punti. Ami viaggiare, Orbulon, eh sì, ce ne siamo accorti da 20 anni a questa parte, più o meno. Deserto Goro? Ah, ok. Cittata che ci... pura vecchietta. Va bene. Quella d'oro, fossili, vai. Ah, e allora... Ah, meglio non andarci a casa dei Wario, non si sa mai. Regali per tutti i miei amici. Wow. Ma Wario non l'ha neanche... Cioè, ha visto la casa e ha detto fermati. Andiamo via. Ed è giusto così. Attraversalo. Yeah. Ah, così facile era. Ok. Conta su di me. Diamo un po' ora. Falla scorrere. Ok. Famosissimo. Nelle case giapponesi con laghetto, canna di bambù. Sì, sì, sì. Molto carino. Ah, ho capito dove ho sbagliato. Ah, cavolo, ma che cavolo? Devo portarlo di là, ma non è proprio tanto facile, eh. Cioè, la prima volta ce lo perdi, secondo me. Perché poi il tempo qua non è che ti dà tempo di capire quello che devi fare. Inizia a scorrere il tempo e via. Meno male. Abbina la maschera. Quella giusta, sì. Bisogna scegliere quella giusta e scelta a caso, perché giustamente. Dai però, pisciatella. Ma no, troppo alto. Bilancia. Cosa? Ma devo... Vabbè. Sì, però non ti fa capire se ci devi andare tu, se devi rompere qualcos'altro. Cioè, intuibili, manco per sbaglio. Cosa c'era? Questo c'era. Il biscotto mangiato. Certe volte, boh. Sturalo. Sturalo come? Formaggio, ma che... Mamma mia. Dai. Ah, questo però è per 2 giocatori.
Questo sui livelli infiniti con due giocatori deve essere divertentissimo. Qua. Vabbè, questo era facile, insomma, voglio dire. Sotto il riflettore. Ci vuole calma, ci penso io. Ok. Scava uno. Ma uno devo trovarne così a caso? Ma vabbè. Era lì vicino. Ah, però, senza rifare il livello è tanta roba. Visto che ci sto perdendo malamente. La nave deve passare. Ok. Fai passare. Qui tranquillo, tranquillo che ci passi. Lo sapevo. Oh, cavoli. Ah, meno male. No, perché non lo tiene? Non lo tiene stavolta con il raggio. Strano. Vabbè. Maledetto uccellaccio del malaugurio. Wow, più veloce stavolta. Ok, così lo tiene. Ci prova a cascare ma non ci riesce. Dai uccellaccio, vieni un'altra volta, ti aspetto al varco. Ultima? Non ci credo. Faccio lo scherzetto. Ah, yeah. Nice. Ma questo è stato facile, dai. Oddio, i boss per il momento sono quelli più facili fino ad ora. Tranne quello dove dovevi scalare, che c'era l'uccello che se ti veniva addosso, vabbè, a parte quello, piuttosto semplici. Vedi, perché non l'hai aspirato prima? Cioè, basta che lo trovavi, sta qui. Orbulon domine bug e poi il mondo intero. Io lo sconfiggerei, non si può dire un'altra parola, lo sconfiggerei prima che sia troppo tardi Orbulon, eh? Ah, per dire. Andiamo da Ashley, vai. Cibo. Sì, sì, molto buono, molto buono. I problemi qui sono piuttosto evidenti. Certo che... Quindi lei con la magia. Aha, Ashley, avrei dovuto immaginarlo. Oh, e pensare che cominciavo finalmente a divertirmi. Non sopporta tutto ciò che è carino e tende a non mostrare emozioni. Ama fare incantesimi e adora mangiare. Ciò che non mostra emozioni, siamo sicuri? Quindi le piace ciò che non mostra emozioni? Ma non lo so. Pare un po' strano. Ah, quindi in tutte le direzioni. Ok, nice. Beh, sì, è meglio. Meglio così, sì, sì, sì. Ok, si va a sterminare qualche bug. E tu? Tu ci aiuterai. E perché dovrei? Ma perché lo dico io? E perché? Ma tanto non ci servi. Certo che vi servo. È giusto. Andiamo con Katara e Mike. Un'altra volta con Mike, sì. Mike è quello più versatile, secondo me. Anche più di Wario. Perché fluttua, sostanzialmente. Quelli sono gli alberi Deku. I germogli, quelli che sporano, che sparano i semi. Ah, hanno talmente tanta fame. Ma cos'è la cipolla? Beh, direi. Ma scusami, fare la spesa? Non dico tutti i giorni, ma una volta a settimana. Ma
ma anche lei è annoiata. E questi arrivano, attaccano. Che ci vuole? Vabbè, ho capito però. Scusami se te lo dico, C'è una bella quadrata praticamente. Falla uscire. Ah, ok. Ah, no, 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 no. Salva il gelato. Ma che cavolo. Cioè, con certi personaggi è impossibile farli alcuni minigiochi. Non funzionano. Con alcuni è impossibile proprio. Che poi io sia una schiappa è un altro conto. Ma pare... andata bene, non mi interessa. L'importante è che lo fa. Pomodoro ovviamente che guarda suo... il suo fluido corporeo. Che funziona. Cosa? Mescola! Uno cerca di fare una battuta. Sì, vabbè, buonanotte. Kukimama Pov. Ok, molto strana. Sì, con quale veemenza. Povero albero. Brutale. Ah, ma dovevo attaccarle, tipo. Dai, l'ho fatto alla fine, su! Cavoli, però! Quanto è odioso certe volte, eh? Sì, strozzati, però, in quella maniera, eh? Cioè, non lo so. Certo che a volte proprio te le fa sudare, eh? Il corpo è strano, qual era lì? La chiave inglese, perché era l'una, era una. C'erano tutti quanti i pomodori. E se invece i pomodori fossero il corpo estraneo? Vabbè, qua te l'ha fatta molto semplice. Proteggi. Il boss, ovviamente. Ah, devo sempre arrivare al boss con una sola vita. Quando non faccio game over, certo. Cos'è? Arrabbiare, uomo del monte. Ok, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai. Bene. Yes. Ok, è fatta. Yeah, l'uomo del monte non si è arrabbiato stavolta. Non mi seguirà le gambe. Non so se lo sapete, ma c'era una... non so se c'è ancora verdura, frutta e succhi, anche se non sbaglio, del monte. E se non sbaglio si dicevano che gli operai lavorassero in condizioni quasi di schiavitù. O almeno questo è quello che si diceva. Poi non so se è vero o no. Però diede successo a una serie di battute in molti media importati da noi. Fu un gran successo. Non fece altro che incrementare le vendite. Beh, chi se ne importa. Infatti, sì, a un certo punto. Ragazzi, niente, ci ho perso prima. L'ho voluto ricominciare da capo. Ho usato 100 monete. Sti cavoli. Oh, perfetto. Vediamo un po' che si apre ora. Non credo sia un remixone. Ah sì, un remixone di già. Andiamo a perderci male allora, dai. Un altro carrello. Il posto davanti è mio. Ah, c'è qualcosa lì dentro. Ho una brutta sensazione. Lasciamo perdere e prendiamo un'altra strada. Orbulan è curioso. È la madre. Ecco perché. Ehi, nave volta. Oh, mamma.
inaccettabile. Non puoi andartene in giro tutto da solo, non è sicuro. Ah, quando mi arrabbio mi viene sempre un gran sonno. E il suo spirito vaga. Ma che storia è questa di tua madre e di quest'altra madre duplicata? Lei ha, come dire, delle esperienze extracorporee, ecco. Tua madre ha delle mosse terrificanti. Ma non c'è problema, è super cool. 5 volte. No. Mamma di 9 volte, di indole amorevole e gentile, quando perde le staffe fa paura. È un asso dei videogiochi. Ma tipo quella che ha ispirato il Boo? Un po' come tutte quante le mamme, davanti agli altri è molto gentile, invece da casa da solo ti bastona. Ok, non può passare attraverso gli oggetti. No, può passare attraverso gli oggetti, certo, perché no? Ah, ok, ho capito. Wow, è particolare. Molto fastidiosa, Mamma mia. Tremenda la comanda. Su, avanti, non c'è tempo da perdere. Per forza lei, Cricket e Mona, dai, facciamo con Mona. Quindi questo 4, il prossimo sicuramente ci vorranno 5 personaggi per affrontare i minigiochi. Ok, vabbè, questo è facile, comunque sia. Oddio. Costruiscilo. No, vabbè, non è. Ah, ho capito ora come si fa. Vabbè, ci provo. Cioè, ragazzi, è strano, È molto, molto particolare. Una persona deve avere un controllo totale dell'area di gioco e non focalizzarsi solo sull'oggetto che devi, appunto. Vabbè, se ci vado io muoio, se ci va lui muore, vaffan bagno, moriamo tutti. Vabbè. Suona. Con alcuni personaggi certi minigiochi non vanno affatto bene. Ecco, tipo lei non va bene per nulla. No, no, proprio no. Mi spieghi come facevo a farlo? Oddio, il boss con la mamma... No. Oh no, proprio lui? Oddio, santissimo. Oh, perché con lei? Non far traboccare il succo. Che cosa? Chi l'ha fatto? Chi l'ha mosso? Ma che cavolo? Ma insomma. Vabbè, no, con lei ragazzi non ce la faccio, è impossibile. Madonna ragazzi, 3 volte l'ho dovuto fare. 3 volte sto livello. Con questi, con alcuni personaggi io non capisco come facciano a concepirli alcuni. Sono ingiocabili in questa maniera. Non è fattibile. Non si tratta di avere difficoltà, ma di ingestibilità proprio del livello stesso. Ma è stato divertente, cosa che non è, ho dovuto io biastamarci di continuo. Se non altro non ho fatto game over 2 volte, solo una. A parte che con Ashley sì, ho perso, ma non ho capito perché ho fatto... Perché ho fatto continua invece che riprova. Ho speso 100 monete, non so perché. Wario vale tutto, quindi roba nuova. Ok, ci siamo. Questo è l'ultimo livello che ho creato. Oh no, qui il livello di corruzione è altissimo. Guardalo, c'è la corna. Oh, avete visto che roba? Wow. Gli occhi rossi indicano che è malvagio. Ehi, sta prendendo il controllo del mio gioco, dobbiamo fermarlo a tutti i costi. Molto
Molto bene, andiamo. Però non sembrava un bug come gli altri. Occhi aperti. Vai. I 5 migliori, secondo me. Mancano un paio di personaggi, però per il momento loro sono i migliori. Attenzione! Vabbè ragazzi, pure voi dormite. Ciambella. Ah, tutto corrotto. Beh dai, non sembra tanto terribile, sì. Diventi un bug. Mamma mia. Ok, ritiro quello che ho detto, sì, è terribile. Ma aspetta, così fluttua, ha raggiunto l'illuminazione bugonica. Beh, come la vogliamo definire? Guardalo, fiero. Apri il portone. Vabbè, sì. Come sempre, alcuni facili, alcuni... Vai. Bello. Interessante, mascellone. Da Chad, vero? Ah! WarioWare Smooth Moves. Ok, ci sta. Trova il naso. Sì, però te lo sei. Ah, perché lui decide quale naso avere in quel momento. Ok. 4. 2. Ah, potevo aspirarli forse. Magari funzionava. Vinci. Vinci, quindi. Pugno. Quello era Super Wario. O Super Waluigi. Sembra più Waluigi che Wario. Aiuta Wario. Quindi. Ah, ok. Certo. Non farti prendere. No. Oh, posso fargli del male? Del Malox Vaxox. Sciogli il fiocco. Ah, bel disegnato sotto, dietro al menu. Entra in casa. Non so cosa ho tirato. Ho saltato per puro caso. Al diamante. Yeah. Fallo scoppiare. Ma no, ma sono scoppiato io. Ma che cavolata. Accelerazione. Ti expiro. Vai nella cavità. Ah, bene. Proteggi il tesoro. Ma no, ma cosa? Ma come ti aspettavi che lo proteggessi? Ah, però non ho perso. Forse no, forse l'ho fatto allora. Ma sconfiggi, ma non ho capito che cavolo era. Cioè, è scoppiato all'improvviso. Quale corre? Vabbè, non ho letto. Lasciamo perdere. Ok, vediamo un po'. Cesso, giustamente, strada a gambe. Insegui. Che succede? Ah! Ah. Forte. Ok. E ora? Tavoletta gigante questa, tra quella e la madre. Schiva. Oh, ok. Che cosa devo schivare esattamente? Ah, ok. Oh! Ah, sì, dove cascano i sassolini. Ok. Ah, è un vulcano questo.
Ma cosa è successo? Ma cattura cosa? Successo, tra l'altro. Che cavolo? Ma continua, ma... Prima non si sa che cosa è successo. Sono stato colpito dal masto senza sapere come. Vabbè. Boh, non lo so, ragazzi. Io... Bah. È la prima volta che perdo così tanto a WarioWare. O si sono impegnati, oppure non lo so, ho perso io la mia, tutta quanta la mia skill, non lo so. Se non altro posso intitolare questo video Zero Abilità, questo è chiaro. Ok, non hai scampo. Oh yeah, sta tornando tutto come prima. Scusa. E adesso cosa ci facciamo con questo coso gigante? Lasciamolo qui. È sudicio, puzza e ha messo tutto sotto sopra. È perfetto per il mio livello. È contento, grazie. Va bene. Quindi questo Bug Wario è il boss finale. Che succede? Sono il gran maestro, colui che muove i fili del gioco, per così dire. E in effetti sono stato io a condurvi qui. Cosa? Cosa? Gran maestro di che? Questo è il mio gioco, qui comando io. Sì. Sì, dopo la comparsa dei bug non sapevo cosa fare. Così vi ho portati tutti qui. Vi ringrazio di averli eliminati. Ora potete ritornare nel vostro mondo seguendo questa strada. Non so perché, ma io me lo immagino con questa voce angelica. È ora di alzare i tacchi a passo di danza. Sì. Tornate pure a giocare quando volete. Nice. Okay. Ok, via da qui. E in fretta prima che mi venga in mente quello che sto dimenticando. Che mancano alcuni personaggi ancora. Siamo tornati. Siamo tornati? Ma da dove saranno spuntati tutti quei bug? Ora che ci penso. Vabbè, non è che i bug si moltiplicano così. E tutti quei bug... Vabbè, ma non è che si moltiplicano in quella maniera i bug. Ce ne sono una decina, metti caso, però non è che si moltiplicano. Rimangono 10, poi appunto il bug test serve appunto per... per eliminarli. Mancano 3 per l'esattezza. Ah, ok. E quindi la storia in teoria è finita. Però se vuoi sbloccare anche gli altri. Un bug ancora più cattivo. Quindi si prosegue. Ah. Proprio guardare filmato, lieto fine, quando vuoi. È sbloccato la modalità gran varietà. Farà solo. Ah, proprio in fondo a tutti. Ah, e qui c'è il gran finale con gli ultimi 3 personaggi, giusto? Ah, ok. Eravamo finalmente riusciti a ritornare nel nostro mondo e ora ci troviamo di nuovo dentro il gioco. Diamoci dentro, quindi finendo questi qui si sbloccano gli altri personaggi. Va bene, ma nel prossimo episodio magari. Per oggi ho già failato abbastanza, ragazzi. Magari sarebbe carino anche fare le missioni per far vedere tutti quanti i minigiochi. Ad ogni modo, ragazzi, qui termina questo episodio di WarioWare. Nel prossimo cercherò di completare anche gli altri minigiochi della modalità extra. E niente, vediamo di sbloccare anche gli ultimi. Ad ogni modo vi ricordo che in descrizione trovate il link per Instagram e se ancora non siete iscritti magari iscrivetevi a noi e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!